Ciao, buongiorno, bentornati sul canale. Oggi mi vedete qui nello studio, insomma, dove ho tutto il make-up e anche dove organizzo i video. Infatti qui ho parecchie cose che voi non vedete. Ad esempio, ho un po' di sieri che ho già selezionato, insomma, tante cose. Per fortuna non le vedete perché c'è un caos, però almeno qui ho un po' liberato in modo tale che posso anche fare anche i video decluttering perché ce n'è parecchio da fare. Allora, come state? Spero bene. Oggi è una giornata, ieri era molto più bella, oggi un po' meno, ma devo fare tantissime cose. Oggi è una giornata full, piena. Ma prima di tutto, prima di iniziare a questo video, devo assolutamente salutare due persone che mi seguono con tanto affetto insieme, in coppia. Sto parlando proprio di voi, Francesco e Silvia da Treviso. Due baci a voi. Grazie, grazie, grazie di seguirmi sempre e grazie ovviamente a tutti voi che mi seguite con affetto. Anche nell'ultima live, ne faremo ancora nei prossimi giorni. Comunque vi avviso. Ma di cosa parliamo oggi? Recupero il mio cestino. In realtà, questo l'ho denominato il cestino un po' delle novità skincare, ma adesso l'ho svuotato perché vi voglio far vedere un po' tutti i prodotti che mi avete consigliato voi, che io ho comprato. Allora, mi sono piaciuti quasi tutti, devo dire. Qualcosa un po' meno, adesso vediamo. Prima di iniziare, ovviamente sigla. Parto subito da questa linea. Me l'ha consigliata una di voi. Ti saluto e ti ringrazio. Allora, lo shampoo l'avevo già e lo sto portando a termine, favoloso. Sto parlando della linea di L'Oréal Elvive Hydra Hyaluronic per capelli disidratati. Io li ho secchi, come vi dico sempre, quindi vanno nutriti, ma anche disidratati, magari un po' sulle punte, e quindi perfetta questa linea. Idratazione a profonda, 72 ore, all'acido ialuronico, la conoscerete già, è famosissima. Mi piace lo shampoo tantissimo e l'ho già utilizzato più e più volte, tanto che lo sto finendo. Ho comprato il balsamo successivamente, che ho già utilizzato, non so se voi lo vedete, ne manca un po', vabbè, comunque l'ho già utilizzato, mi piace moltissimo perché è un balsamo leggero, il giusto, insomma, non è troppo pesante né troppo leggero, il giusto. Dico leggero perché io purtroppo, avendo i capelli sottili, si appesantiscono subito e quindi per me è perfetto. Se utilizzo un balsamo un po' più corposo, un po' più denso, devo sciacquare molto bene. Invece questo è leggero. Grazie per avermelo consigliato. Successivamente ho preso anche la maschera. Ho preso tutto. L'ho presa in offerta scontatissima, quindi dipende anche di dove la comprate. Pazzesca, una maschera. In genere le maschere sono un po' corpose, invece questa è il giusto compromesso. Anche questo, un po' come il balsamo, non è troppo pesante né troppo leggera, il giusto, ed è veramente idratante, una linea stupenda, quindi grazie per avermela suggerita. Rimaniamo sui capelli, ho ancora qualcosina. Mi avete detto prova la linea di Pantene. Io va bene, devo smaltire troppi prodotti capelli, quindi per ora non ho comprato molti molti prodotti capelli, ma questa è una crema, non so se la conoscete. Questa è per i capelli in realtà, perché si chiama Libera Onde con Movimento. Quindi quando voglio fare i capelli un po' più mossi, diciamo, con l'ausilio ovviamente di una piastra, questa è la crema nutriente senza risciacquo. Ecco, io risciacquo sempre perché, ok, però se avete i capelli mossi, ricci, è anche anticrespo, quindi insomma aiuta. L'unica cosa che non ho capito, perché a me qui non fuoriesce un tubo, ma vabbè, a parte questo piccolo problema, lo svito e via. È una crema che appunto utilizzo sui capelli, nella parte ovviamente, nella parte finale, però la risciacquo. Ecco, io non posso non risciacquarla. Ecco, poi
andiamo avanti, vado veloce perché ho tantissimi prodotti. Intanto qui c'è qualcuno che passa perché sono in una posizione diversa rispetto a quando sono nel soggiorno, però va bene, dai. Guardo ogni tanto. Allora, mi avete detto, hai provato mai, e non si vede che non mi segui, prodotti della Conad? Intendeva i prodotti essenzi. Ovviamente sì, i prodotti per i capelli di utilizzo credo dal 2016, può essere 18 forse, comunque li amo. Hanno riformulato, o quantomeno hanno cambiato il pack degli shampoo. I balsami credo che siano ancora e c'erano già in tubo. Secondo me sono molto pratici, vero? Io amo questo tipo di pack. Tra l'altro c'è il 50% di plastica riciclata, quindi questa cosa ci piace molto. Io avevo scelto lo shampoo che ho già utilizzato e provato, lo shampoo rinforzante con l'estratto di fico d'India e olio di amaranto, è stupendo, ideale per capelli fragili e danneggiati. Quindi ti ringrazio per avermela nuovamente consigliata. Io la conoscevo già, però sono andata a spulciare la Conad e in effetti ci sono anche parte delle novità che piano piano proverò. Ma questa è una gran bella, sono dei gran bei prodotti. Per quanto riguarda i capelli, direi basta. Aspettate che controllo, ma se direi di sì. Passiamo al corpo, anzi, aspettate, mani. Allora, una di voi, forse Rita, Madonna, non mi ricordo i nomi. Scusate. Comunque, grazie a chi mi ha consigliato di provare la famosissima crema mani cera di Cupra, no? E chi, cioè, tutte la conoscono, tutte. Io non la conoscevo, l'ho provata grazie a te e l'ho fatto vedere anche in un video, forse uno svuota la spesa. Ha un'azione nutriente fantastica. Questa contiene miele e glicerina vegetale. Vi faccio vedere anche un po' più da vicino, che non so se li avete visti. Allora, io amo le creme mani, ne ho finita una che è quella di Caudalie, insomma, vedrete i terminanti che sono tantissimi. Questa che sto già utilizzando mi piace perché è una bella crema mani corposa, nutriente, non quelle che a volte, non so se vi capita mai, quelle creme mani liquide. Mamma mia, divento matta, divento matta. Sembra quasi un burro, diciamo, stupenda. Veramente nutriente, veramente piacevole, non grassa però, il giusto, anzi poi rimane bella asciutta. Brava, grazie di avermela consigliata. E a proposito di cera di Cupra, assolutamente un'altra mi ha detto: ma l'hai provato il siero? Certo, nuovo. Questo è cica più miele di Manuka. Spettacolo. È veramente un bel prodotto che mi ha ricordato un bel siero, ma ne riparleremo. Mi ha ricordato sempre un siero di cera di Cupra, che era forse quello all'acido ialuronico, probabilmente. Miele di Manuka, quindi ha un'azione idratante, lenitiva e anche un po' nutriente. Quindi, grazie del suggerimento. Passiamo al corpo. Una di voi mi ha detto: sai che hanno un po' riformulato, rivisitato, rinnovato i prodotti corpo di Caloderma? Grazie di avermeli consigliati. Li ho avvistati. E per ora ho preso questo, anche se poi ho avvistato anche un altro prodotto, sempre corpo, che è alle ceramidi. Io ho preso questo che è con karité, ha un'azione nutriente per la pelle secca del corpo, l'ho già provata, però qui dice burro, ma sì, però è un burro cremoso, nel senso che si stende velocemente, facilmente, si assorbe. Quindi non è troppo denso, c'è un pelucco. Io utilizzo tutte le mattine dopo la doccia la crema corpo, che sia crema, burro o olio, sempre. Non mi dimentico mai. Se sono di fretta, vaporizzo un olio che ho in spray, che è quello di Kiehl's. Anche questa è stupenda. Anche questa poi è asciutta poi, una volta che si assorbe, top. Una crema invece, sempre corpo, che mi ha consigliato una di voi, che mi ha detto: ma hai visto che sono uscite delle creme corpo di Equilibra della linea Aloe? Io avevo provato quella con acido ialuronico, stupenda, però ho comprato questa pochissimo, forse era scontata sui 3 euro.
Stupenda, quindi grazie. Allora, questa in realtà l'ho provata perché tutti questi prodotti li ho già provati, ovviamente, però la utilizzerò un po' più avanti perché è molto leggera. Questa si chiama Dermocrema Corpo, idratante protettiva, non contiene profumo. Ultimamente c'è un po' questa tendenza, non so se l'avete notato con le creme corpo, ma anche con altri prodotti, a dire il vero, io l'ho notato con le creme corpo. E devo dire che è molto interessante, quindi c'è scritto proprio nuova formula, sono proprio delle novità, ecco, quindi anche questa ve la consiglio se non avete la pelle secca, oppure da utilizzare più avanti, magari primavera-estate, perché è proprio leggerissima. Interessante, grazie mille. Poi, una di voi mi ha detto: l'hai provato? Ah no, ti consiglio un tonico illuminante pazzesco. E io ce l'avevo già in casa, a dire il vero, però su di me per ora non ho visto nulla, infatti l'avevo accantonato. Però sai cosa ti dico? Lo riprovo perché insomma, tu mi hai detto che per te è eccezionale e sto parlando di Balea Beauty Expert, il Glow Toner, questo con vitamina C. Io non avevo visto, e Panterolo ha un'azione anche abbastanza idratante, non l'avevo notato. Però, sai cosa ti dico? Appunto, lo rimetterò in utilizzo, in uso, perché ti ringrazio proprio di avermelo nuovamente suggerito. Poi, due maschere pazzesche, ho anche qualcosa di make-up. Aspettate che recupero tutto. Oggi è una giornata dove sono un po' di corsa, scusate. Allora, non so dove mettere il cestino. Allora, una di voi mi ha detto: ma Sara, ma tu hai visto che è uscita una maschera di Dove? E io dico: ma no, assolutamente no. Infatti è abbastanza introvabile, ve lo dico già, eh? È meravigliosa. Mi ha ricordato la Milky Cocos di Balea. È questa qui. Bellissima. Questa è una maschera viso idratante, tra l'altro con yogurt e ceramidi, ma è qualcosa di spettacolare. 10-20 minuti, 20 minuti, 10 un po' poco, ricca, ricca, ricca di questo siero, nutre, idrata la pelle in profondità, è qualcosa di spaziale. Grazie che me l'hai suggerito. Grazie anche a una di voi che mi ha consigliato di provare i nuovi patch di Garnier. Mi ha detto, mi ha scritto: ma li hai provati? Li hai trovati? Li hai avvistati? Io non li vedevo e sono loro alla caffeina, questi. E dico: ma io non li ho mai visti. Caffeina e glicerina sono non solo troppo grandi, ma neanche troppo piccoli, perché quelli troppo grandi poi si spostano, non mi piacciono. Questi sono perfetti come dimensioni, li ho tenuti un quarto d'ora come suggerisce, io non tengo mai di più il giusto. Stupendi, stupendi, mi hanno lasciato un contorno occhi levigato, è indicato anche per le borse, qui soffre di borse, ma anche gli occhiali contenendo la caffeina aiuta sicuramente anche il microcircolo. E belli. Belli, 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 mi sono piaciuti da morire, quindi grazie, grazie, grazie. Poi dove ho messo il cestino? Non lo trovo più, è qua. Allora, altri prodotti che mi avete consigliato? Ah, assolutamente, l'acqua micellare. Tra l'altro ho finito l'acqua micellare che vedrete nei terminati. Mi avete detto: ma l'hai mai provata Bioderma? Non l'abbiamo mai vista sul tuo canale. Tac, eccola qua, l'ho già messa in uso. Io ho preso la versione Sensibio, c'è anche la versione idratante che è ottima, ma sì, no, no, l'avevo già provata, ma solo forse due volte così in passato, intendo. È la migliore. Questa, cioè, costa, l'unica cosa che costa, quindi compro sempre Garnier, ecco, ma questa toglie tutto in un secondo. Poi una di voi mi ha detto: hai avvistato le novità di Kiko, la nuova linea, insomma la nuova collezione? E io ho detto: no, guarda, non sono andata, al momento non, cioè sinceramente, scusate che controllo, ho pochi minuti, sinceramente non mi interessa, perché poi ho troppe cose alla fine, ma anche di Kiko proprio tante cose.
Tant'è, ieri sono andata da Chicco per colpa di Anna. Ciao tesoro, ci siamo viste ieri mattina. Sono entrata, lei ha comprato il mondo, io ho comprato solo un blush che è il numero 01, bellissimo, bellissimo, sia il pack che è stupendo, sia il blush che è quello che indosso, che ricorda molto un blush molto più, insomma, blasonato, il colore è stupendo, ma meraviglioso a dire poco, io lo adoro. Ce l'ho da ieri, ma io lo adoro già, l'ho già utilizzato e niente, sono innamorata folle di questo blush. Questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, ci vediamo nei commenti. Altra cosa che vi ricordo, che mi dimentico a volte di dirvi: iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate la campanella. Un bacio enorme e a domani con un nuovo video. Ciao!